Giorno di quarantena, Marco, non si sa più. Affacciamoci Oh, giorno di quarantena è il numero che non faccio più. alla finestra. Ciao, amore mio. Quanta gente. Zitti, zitti, che c'è qualcuno lì. Come mai quello lì sta No, c'è girando? qualcuno lì, dobbiamo sparargli tipo cecchino. Ma perché sta girando? Dobbiamo fare tipo cecchino Non quando c'è c'è la neanche il... No, gente. ma forse sta andando dal fruttivendolo, Marco. È là dietro il fruttivendolo. Comunque si sentono solo uccelli, piccioni. Noi abbiamo fatto le pulizie di primavera. Stiamo continuando a fare Allora, guarda l'attrezzo base per le pulizie di pulizie di quest'anno. primavera, eccole qua. Guarda che accoppiata vincente per le pulizie. Ascolta, poi mi devi fare anche le persiane, bello. Ma le ho fatte settimana scorsa il persiale, che era a casa. Sì, quelle delle camere, queste no. Anche questo fa, però non è pulita. Non Sì, vuol dire dai, mettere le è persiane abbastanza pulite. pulita. Perché abbastanza Comunque non pulita? c'è il nulla. Deserto. Quello lì, no, ma non sta andando da fruttivendolo allora. Cosa, bisogna mettere i cecchini sui palazzi. Marco, ma che cavolo dici? Guarda il gatto come si diverte da solo. Dove? Là. Dov'è il gatto? Ah, eccolo là. Loro sì che possono andare in giro. E vabbè, e niente, ragazzi, qua si è messi così. Vero, volevamo dare un ragnetto, ragnus, ragnetto. Dove? Ah, questo Volevamo è il giardino del mio vicino. Anche lui. dare un saluto a tutti quelli che sono a casa, tipo quello lì non è a casa, però diamogli un saluto uguale, anche se non è in giro con la mascherina. Dare un saluto a tutti quelli che sono a casa, Senza guanti. magari No, single, vabbè, in comunque qua casa, stanno da soli. abbastanza mantenendo le regole, Marco. Dai, in giro non c'è poco e Sì, nessuno. a parte io quando vado a fare la spesa. Te non vedi l'ora di andare a fare la No, spesa? l'ufficio no, dire il vero. A Allora, ritirare la abbiamo spesa. fatto la spesa online. La mia paura più grande è tornare al lavoro settimana prossima se mi Amore, ma non lo richiamano. sai Infatti dico ancora, eh? se mi richiamano perché io sono sicuro al 90% di non avere nulla, anche perché ormai 3 settimane che siamo in casa non c'è neanche il raffreddore. Per Ecco. cui la mia paura invece è andare a contatto con il No, pubblico, ma tu non devi parlare con possibilmente. nessuno, Hai devi capito? parlare a Ma gesti. Fammi vedere presenza. come parli ai gesti. Questa è la pazzia del coronavirus, ragazzi, la quarantena. Oggi ho Senti sentito. Cosa sento? il Cosa senti? Eh? rumore degli aspirapolveri che vanno. Ah, e C'è una macchina e un beh. aspirapolvere. Sì, allora la nostra vista non è il massimo. Quella casa lì c'era da. Noi abbiamo preso l'appartamento su carta, per cui io non sapevo che davanti alla finestra avrei avuto quella catapecchia lì. Però Sì, c'è. se vedete il plastico modellino che c'era, Era doveva bellissimo. essere tipo Beverly Hills 9510. Amore, bassa la voce. A parte che sono tutti in casa e ti sentono. Si sentono Comunque, uccellini, niente. aspirapolvere. Che adesso Niente, dovrebbe. siamo qua. Giorno, non so che giorno è di quarantena. Oggi ho sentito i dati, appunto, mi hanno spaventata parecchio perché continuano a salire, a salire, Allora si sono affusolate le mani perché a furia di lavarle mi si sta consumando le mani. A furia di lavarle mi si stanno consumando le mani sempre più. Sempre le t'ammazzo! mani più piccole perché si consumano, però vado avanti a Niente, lavarle ragazzi, a dopo. Ciao. Allora, nel frattempo io sto guardando Amici, non si vede una mazza, ma basta che essendo. baciami E adesso. poi Poi anche creo. Creo. E mia piccola mandragora. Aspetta, Notte ai ti fuochi, faccio vedere riesci a capire? come Allora risultano baciami. le mandragorine. Eccola finita. Oddio, Allora la ti mia dico che ieri ho fatto piccolina un voltato, prima di mandragorina. quello ho fatto un salto con le due mani Non la metto a legate, eccola. che riuscì a dire Amore. finale, come ci ha messo Canito, Ambulanza in e sottofondo. invece Vabbè, comunque oggi. niente, Sono già pronte da infornare. Guarda che carine. Adoro. E i miei piccoli mandragorine. La pazzia, pazzia, pazzia da quarantena. Però io mi sto divertendo. E niente, qua invece abbiamo dei ciondoli che niente, farò un update al più presto di creazioncine. Ma non vorrei spoilerare. Oddio, guardate quante meraviglia! Oh, che carino! vabbè.
basta Tamara, su, dopo faremo un video e niente. Che fai? C'è pranzo, penne integrali e voilà, ragù, le juste in fede. È già 8 solo a guardarlo. Questo è già a partire notte solo a guardare, solo alla vista. Anche perché se no, manco, cosa succede? Papà no. Bravo. Papà no. Solo che questa pasta integrale ci mette una vita e mezza a farsi. Mamma mia, almeno 20 minuti fa l'ho messa, ancora non è pronta. Che stress. Però è buona, non mi dispiace, di la verità. Vabbè. E poi invece qui che abbiamo? Il mio cucciolo. Il mio cucciolo. Chirà. Amore. E lo sai che devi sloggiare da qui, che questo è il mio posto, vero? Arrivato, buongiorno. Chi è arrivato? Good morning, good morning. Amore. È arrivato il notaio. Perché come accarezzi quella? Gelosone deve subito arrivare. Il mio piccolino. La sua dose di coccole, vero? Amore. Bravo. Ciao. Cioè, appena lavate le mani devo rilavarle. Vieni qua, che dai. Signori, io sto lavorando, no? Sembrerebbe, giusto? Boh, te faccio vedere. Non ti faccio vedere. L'indecenza fatta persona. Eccola lì, l'indecenza fatta persona. A te ti ammazza, neanche il coronavirus ti ammazza a te. Chi ti ammazza a te? Nessuno. Sto guardando. E certo, stai in pace con te stesso, stai in pace. Io lo so, vabbè. Intanto sto messaggiando con Rafu. Pure? Ale, tanto siamo in ferie, no? Vabbè. No, sono in quarantena. Ecco, non ho parole. No, questa è la quarantena di Marco. Eccola qua, quarantena di Marco, vedi? Vabbè. Mentre di qua, ecco, va, che bello. Merenda time, eccola qui. L'amore mio, il piccolino. E chi c'è qua sotto? Chi c'è? Tira. E Mari. Acqua. Facciamo merenda, dai. No, ciao, a dopo. Ma che bella la diretta di... Beh, io sto lavorando, ovvio. Però mi faccio compagnia con la diretta di Fedez, che stasera è in compagnia del maestro Andrea Bocelli. Wow, figata pazzesca. Grazie per la compagnia, grazie di tutto, ce la faremo. Porca miseria. Niente, io me lo godo tutto adesso. Per me in questo momento non c'è niente di meglio. Creare con della bellissima musica dietro. Amo. Grazie. Allora, eccoci a cena, abbiamo praticamente finito. No, questa è la mia cena di stasera, guardate cosa mi sto facendo. Abbiamo mangiato bistecche. Oh. Si è appena messo in tappa, questo è quello che mi fa mangiare stasera per guardare i voti bassi in settimana. Marco, io non credo che tu arriverai alla fine di questa quarantena. Questa è tutta la mia cena di stasera, per guardare i voti bassi. C'aveva un piattone che non finiva più, si è mangiato pure un pezzo della mia. Io ho lasciato il purè, stasera purè, bistecche, cotolette. Quindi anche pure solo basta, niente di mangiare. E, voi, e tu ci credi? Guarda come te, ma no, ma sei sciupatissimo, sei guarda, sei proprio sciupato, te vedo proprio sciupato, te vedo. Comunque lì in sottofondo, diciamo, c'è reazione a catena, no? Come si chiama? L'eredità. Però noi di solito guardiamo avanti un altro, è solo che di là c'è la pubblicità, allora abbiamo cambiato di qua. Niente ragazzi, io credo che la giornata finisca qui. A day in a quarantine, si può dire? E domani? No Marco, domani non cominciare a far promesse che poi non si riescono a mantenere. Domani è il giorno spettacolo della settimana. Cioè? Perché attenzione, attenzione, domani pomeriggio esco di casa per andare a prendere la spesa. È vero! Mi affaccio sul mondo civile. Mi addentro nella civiltà. Vuoi portarti la telecamera? Sì, porta anche le mascherine, porta di tutto. Però a te, cioè domani la cosa veramente fuori dal comune si esce di casa.
Amore, ma devi andare a prendere la spesa e torni a casa, eh? Non sì, ti sì. pensare che vai chissà dove. Ma già riuscire a varcare il cancello con la macchina è già andare basta che arrivi in fondo al viale. Eh sì, alle 4:30 abbiamo la spesa da ritirare. Ho la spesa. Allora, prima di tutto stai tranquillo. Perché io posso venire anche con te volendo, non scendo dalla macchina. Certo. Ma vediamo. Niente ragazzi, domani sarà una giornata off topic della settimana. Che domani è festa. È festa e si va a ritirare la spesa, mamma. Secondo me, se mi va bene, ci vorrà almeno un quarto d'ora abbondante. Se mi va bene. Amore, puoi salutare agente? Ciao agente. Ciao agente. Vediamo tomorrow con la macchina a prendere la spesa. Fai vedere a prendere la spesa. Prende. Va bene, allora spolliciate, condividete e alla prossima. A day in a quarantine. Ma si può dire così? Si può dire quello che si vuole. Un giorno in quarantena, forza. Ciao. Ciao.